Stadio Nicola Cerabolo per la sfida valevole per la 37esima giornata, quella tra Catanzaro e Campobasso. 180 minuti alla fine della regular season. Non riesce il dai e vai, Catanzaro che riconquista il pallone. Van de Putte in scivolata in maniera regolare su Bontà che resta giù, allora Sonas. Nello spazio per Biasci che punta il suo diretto avversario, va alla conclusione. La prima verso lo specchio della porta è di Tommaso Biasci, sul problema per Emanuele Zamarion, stata dai giallorossi. Van de Putte, il cross morbido, attento il campo basso, lontano due volte, sui piedi però di Cinelli che va alla conclusione a giro. Palla che sfiora il 7 alla sinistra di la doppietta di Foggia. Bella questa giocata, seguiamola tutta di prima, palla dentro per Van de Putte che anticipa l'uscita di Zamarion. Occhio a Candellori, il break del 18, pensa anche al tiro, poi lo scarico su Liguori, lo aspetta Scognamillo, tutto mancino, Liguori può andare anche la conclusione da lì, la prova, non trova il parte opposta, il cross basso all'altezza del dischetto, il tocco di Cinelli sui piedi di Bolzius, dice no Branduani che chiude con i piedi, potenziale grande chance qua. Mello. Fin qui l'hanno vista poco. Menna, ecco Iemmello, l'abbiamo chiamato, calcio di rigore. Che errore da parte del campo. Fischia l'arbitro. Parte Iemmello col destro. Portiere da una parte, palla dall'altra. Il gol dell'illustrissimo Pietro Iemmello. Catanzaro 1, Campobasso 0. Tutti sotto nel primo tempo del match con il Picerno, rimessa laterale battuta dal campo basso e Mauso salta molto bene Sonas, poi va alla conclusione, ci ha provato il che lancia nello spazio Van de Putte, arriva sul pallone il belga, lo aspetta Menna, ancora sul primo pallo Biasci di tacco, che idea che ha avuto Biasci, non riesce però al 100%, poi Verna non calcia perché Cinelli gli passa davanti, Sonas. Van de Putte, 1-2 che riesce, Sonas all'interno dell'area per l'illustrissimo Pietro Iemmello che fa 2-0 per il Catanzaro. Che libera pace sulla sinistra, lo aspetta Rolando, l'11 va dentro, tocco d'esterno, bella giocata dentro l'area a liberare proprio Marci, conclusione violenta, Branduani a dire no. Bella giocata del Catanzaro, palla dentro l'area per Iemmello che va morbido sul secondo pallo, Biasci al volo, Zamarion, che riflessi a dire no. Calcio d'angolo per il Catanzaro, Sonas per Iemmello. Tracciante su Van de Putte che mette giù in maniera elegante, prova a passare anche Fabriani, palla che resta lì, Bombagi! Gol all'andata, gol al ritorno per il 10 giallorosso che fa 3-0. Candellori lancia benissimo Mercai che prova a prendere il tempo su Scognamillo che lo deve mollare, già ammonito Mercai, sembrava fatta invece no, da ottima posizione sul suo piede preferito, l'arbitro controlla il cronometro e dice che può bastare così per il signor Nicolini di Brescia, finisce qua, vince il Catanzaro, lo fa per 3-0 grazie alla doppietta di Pietro Iemmello e al gol di Bombagi nel secondo tempo.